Come ho già avuto modo di dire in diverse occasioni, il nostro amato Chirone nella mitologia classica era un po', aveva un po' il compito di fondare la cultura nel, appunto, nel mondo classico. Oggi invece con i potenti mezzi comunicativi che abbiamo a disposizione, le informazioni sono da tutti facilmente reperibili e praticamente chiunque può decidere di acculturarsi su qualunque argomento. Ecco che allora oggi diventa, non è tanto necessario diffondere le informazioni, ma diventa indispensabile imparare ad apprendere il modo con cui approcciarsi ad esse. E che si crediate o no, i Simpson insegnano proprio questo. E oggi siamo qua appunto con il professor Marco Malaspina per appunto dimostrare questo. Il professore che abbiamo oggi l'onore di ospitare è un giornalista scientifico che lavora presso l'Ufficio di Comunicazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e appunto insegna anche docenti master della comunicazione della scienza alla SIS di Trieste, nonché appunto autore dell'anonimo intese del libro La scienza dei Simpson, sul quale appunto si baserà la conferenza di oggi. Prima di iniziare, un doveroso ringraziamento va alla DBM Next Generation per la generosa sponsorizzazione che ci ha concesso e anche alla cartolibreria Tomasoni che ha contribuito ad aiutarci a stampare i volantini. Ringraziamo anche l'amministrazione comunale che ci permette di utilizzare il piccolo teatro e direi che non rubo altro tempo al professore e direi di iniziare. Un secondo. Allora, così siamo a posto. Ecco qua. Parto anche io con i ringraziamenti, grazie soprattutto a Emanuele Fabrizio e all'associazione Chirone che mi hanno invitato, sono rimasto molto piacevolmente sorpreso quando mi è arrivato l'invito, soprattutto quando ho capito che è un'associazione fatta proprio da giovanissimi studenti, poi tutto per idea e entusiasmo loro, quindi è stato per me un piacere enorme e grazie ovviamente anche al Comune e a tutti voi per essere venuti. La scienza dei Simpson, io parto subito, appunto io sono lavoro in un ufficio stampa dell'Istituto di Astrofisica e sono un giornalista, lo metto in chiaro da subito perché spesso quando parlo di scienza dei Simpson c'è qualcuno che magari immagina che io sia uno scienziato e purtroppo no, mi occupo di scienza ma non sono uno scienziato e scrivo su testate che magari non sono nemmeno le scienze, la testata sulla quale scrivo più spesso è Oggi, nelle pagine di salute però è sempre un settimanale molto pop, a volte sull'Espresso e nel 2007, a fine 2007, ho scritto questo libro, La scienza dei Simpson, che è nato da una passione mia, più che altro di mio figlio, e che è quello di cui parleremo questa sera. Partiamo subito dicendo cosa viene in mente a noi in generale quando si dice Simpson. Di sicuro non è la scienza la prima cosa che viene in mente, ma è probabilmente questo. Vediamo se riesco a farlo partire. Come ci sono finite le brutte del padre sul soffitto? Spider-Pork, il soffitto di Spock. Tu mi balli sulla testa e mi manchi tutto il resto. Tu qua ti amo Spider-Pork. Chi è che conosce questo motivetto? L'avete già sentito, questa a fine 2007, poco dopo l'uscita del film, i Simpson, era diventata la suoneria per cellulare più scaricata in assoluto, si canticchiava sul motivo di Spider-Man ovviamente, una delle tante trovate geniali di questo cartone animato, e che insomma è quello che poi l'ha reso famoso, nel senso che quando si parla di Simpson si parla appunto di cose da ridere, sono un cartone animato per divertirsi. È vero, è verissimo, sono quello, ma sono anche questo i Simpson. Adesso io vi farò vedere una rapidissima carrellata di temi che hanno a che fare con la scienza, quando dico scienza intendo scienza in senso lato, quindi scienza, ambiente, salute, che sono presenti negli episodi dei Simpson. Una premessa, gli episodi di cui parleremo oggi e di cui vedremo alcuni brevi pezzettini, sono molto brevi, un po' per motivi ovviamente di copyright, non si possono fare più lunghi di tanto e anche perché insomma è importante anche parlarne, se no non si guarda in televisione. Comunque qua vedremo dei pezzettini piccoli di questi episodi e in questa carrellata durano pochi secondi, massimo 3 secondi l'uno, e molti vi torneranno in mente, almeno a chi tra voi è appassionato. I temi sono tanti, ma tenete presente che i temi che vedremo qui sono grosso modo il 30% dei temi scientifici trattati nei Simpson.
Dicevo, la mia premessa, parleremo di episodi fatti fino al 2005-2006, non vado oltre con gli episodi perché l'ho seguiti a fondo soltanto fino a quel periodo, per cui non ci sono i più recenti. Comunque partiamo. Nei Simpson si parla spessissimo di ambiente ed ecologia, viene anche nel film per chi di voi l'ha visto. Si parla di qualità dell'aria, quindi ambiente ed ecologia per cose che riguardano in modo vicino alla nostra vita quotidiana. Si parla di biotecnologie ed astronomia, che forse è la materia preferita dei piccoli Simpson. Si parla di psicofarmaci, in particolare psicofarmaci in età pediatrica, di prodotti contro la calvizie, perché anche questa è scienza. Si parla di temi di fisica come la forza di Coriolis o di paleontologia. Ci sono episodi nei quali si cita la termodinamica, gli OGM naturalmente, e l'educazione sessuale. Lo smaltimento dei rifiuti è un altro tema molto attuale per noi, così come il nucleare e addirittura la marijuana a scopo terapeutico, problemi cardiovascolari, la salute entra costantemente negli Simpson, in particolare la mala sanità, che è il bersaglio preferito degli sceneggiatori, di lanci spaziali e di occasioni di divulgazione, come le settimane della cultura scientifica, di obesità, di nuovo di obesità infantile in particolare, e di chirurgia estetica, fino ad arrivare a un tema, un conflitto tuttora vivo, credo anche in Italia, almeno da quello che ho capito seguendo un po' sui giornali, come quello tra evoluzionismo e creazionismo. Come vi dicevo, questi sono solo un terzo, grosso modo, dei temi scientifici di cui si tratta nei Simpson. Ora non so, chi di voi guarda i Simpson o li ha guardati con una certa regolarità? Avevate mai notato la quantità di scienza che c'è? Qualcuno? In realtà non c'è solo scienza, io questo cerco sempre di chiarirlo proprio in modo esplicito. I Simpson parlano di tutto, i Simpson parlano di politica, economia, psicologia, filosofia, di qualsiasi argomento, di arte, parlano di urbanistica, cioè veramente, essendo una serie che è durata e dura tuttora un'infinità di tempo, è la serie animata più longeva della storia, sono riusciti a metterci dentro praticamente qualsiasi cosa. Ma la scienza ha un posto particolare, e poi vedremo perché. Comunque, per chi invece non ha alzato la mano prima, una rapidissima presentazione, perché se uno non li conosce o li ha solo sentiti nominare, rischia di annoiarsi veramente tanto, per cui vi presento molto molto in fretta. I Simpson sono una famiglia, questa è una cosa cruciale, perché lo vedremo comunque, tutto quello, tutti i temi che abbiamo visto, scientifici e non scientifici, che vengono presentati nei Simpson, vengono visti attraverso gli occhi di una comunità molto particolare, che non è il singolo individuo, non è tanto almeno il singolo individuo, non è la società in generale, ma è un microcosmo che tutti noi bene o male conosciamo, che è la famiglia appunto. E i Simpson vedono e ci traducono questa realtà stando seduti sul divano, il che è interessante perché noi che guardiamo i Simpson li guardiamo seduti sul divano di casa nostra, e quello che vediamo è una famiglia che passa la maggior parte del proprio tempo seduta a sua volta su un divano che riesce a ospitare ben 7 membri, tanti sono i membri della famiglia Simpson, e una famiglia che viene definita di solito, gli aggettivi che si usavano almeno una volta erano famiglie disfunzionali, un pessimo esempio, in particolare il primo che vediamo, Homer, il capofamiglia, è spesso descritto come la quintessenza dei peggiori tratti del maschio americano, ma non solo contemporaneo. Bene, questa è la famiglia attraverso i cui occhi noi vedremo quest'oggi la scienza, ma tanti altri temi nel corso della serie. Homer Simpson, dicevamo, il capo famiglia, si capisce che è il capo perché ha il telecomando in mano, e 36 anni, poi nel corso della serie invecchia, è una, insomma, di bella stazza, pesa dai 108 ai 118 kg, di solito, ma in una puntata sfora i 136. Homer Simpson è veramente, come lo descrivono, un concentrato di tratti negativi, ne elenca alcuni, è distratto, è incapace, incompetente, può essere aggressivo, perde la calma, è inaffidabile. E di lavoro che cosa fa Homer Simpson? È l'addetto alla sicurezza di una centrale nucleare, in particolare lavora nel settore 7G della centrale nucleare di Springfield. Già da questo uno capisce
come si rapporta questo cartone animato alla scienza? Va a mettere come addetto alla sicurezza, cioè tra le altre, una cosa estremamente rischiosa, un uomo totalmente inaffidabile. Quello che ha in mano è un cane, il piccolo aiutante di Babbo Natale, il cane di famiglia, e quello che ha in braccio con un osso in bocca, a fianco c'è la moglie Marge Simpson, che è stata nominata la mamma d'America, ha vinto un sacco di premi come mamma ideale, la riconoscete da questa acconciatura molto particolare, se qualcuno è in sala o qualcuno la vuole imitare. Il colore da chiedere, la tinta è il blu 56, poi c'è una bimbetta con una ciotola di popcorn in mano, che si chiama Lisa Simpson, frequenta la seconda elementare, almeno all'inizio, poi crescono un po' ma poco durante la serie, e si autodefinisce, quindi la lascia definire se stessa, la bambina più triste della scuola elementare di Springfield. Perché più triste? Perché Lisa è intelligentissima, è così intelligente da rimanere spesso, proprio molto spesso, isolata da tutti gli altri. A fianco c'è un gatto nero che si chiama Palla di Neve 2, perché Palla di Neve 1, che era del colore Palla di Neve, è sparito, è morto. E poi abbiamo un'altra bimbetta, questa piccolissima, Maggie, caratterizzata dal fatto che non parla. In realtà, sia nel corso della serie, dice una parolina, e anche nel film alla fine si sentirà parlare, però, insomma, soprattutto il principale che non parla, l'unica parola che dice nel corso della serie è papà, e sapete da chi è doppiata, a parte voi, qualcuno si ricorda, ha sentito. Quest'unica parolina è doppiata da niente meno che Liz Taylor. Questo è importante perché voi immaginate un cartone animato che è riuscito a reclutare Liz Taylor per fare doppiare un'unica parola, papà. E infine abbiamo Bart. Bart, lo scopriremo adesso nel corso di quest'ora, è indefinibile, perché è proprio tutto Bart. Comunque, questo cartone animato è un cartone animato, come tanti, molti di noi lo guardano, l'hanno guardato insieme a tanti altri, non so, Futurama, il Griffin, è uno tra i più noti in assoluto. Però è un cartone animato che in parte ha cambiato il mondo. Questo è importante saperlo anche per un motivo semplice, perché molti cartoni animati, quasi tutti, a modo loro riflettono la realtà, sono uno specchio della realtà. Però i Simpson, più di tanti altri, non sono gli unici, ma più di tanti altri, non solo riflettono la realtà, ma hanno plasmato in qualche modo la realtà. Io vi do giusto un dato per farvi capire l'influenza che hanno avuto, soprattutto a fine anni 90, inizio 2000, i Simpson sulla nostra società. Questo è un questionario della BBC. BBC, quindi, non un emittente, quando noi diciamo, parliamo male della Rai, quello che si dice di solito è avessimo l'autorevole BBC. Bene, la BBC ha fatto un questionario nel 2003, la cui domanda era, tutti i suoi telespettatori, chi è l'americano più grande di sempre? Telespettatori BBC, quindi pubblico adulto, il 47% ha risposto Homer Simpson. Stiamo parlando di più di 30.000 adulti, seguito da personaggi come Abraham Lincoln, Martin Luther King, eccetera. Insomma, sono un cartone animato che non è rimasto un cartone animato solo per bambini. In realtà non è neanche nato per bambini. È un cartone animato, lo vedremo più avanti, che viene definito da chi si occupa di semiotica transgenerazionale. Nel senso che è fatto in modo che può piacere in modo autentico, per cui uno non è che lo guarda coi figli e fa finta di divertirsi. Può piacere da chi ha 4, 5, 6 anni, mettiamo, esageriamo, fino a qualsiasi età e fino anche a qualsiasi livello culturale, cioè arrivando fino ai professori di Harvard, che uno non se l'immagina guardare un cartone animato. Forse la definizione che meglio coglie cosa hanno significato i Simpson per la nostra società è quella che ha dato l'Economist. L'Economist è un settimanale d'economia molto autorevole, che ha scritto: un qualsiasi fenomeno può dirsi entrato nella cultura di massa solo dopo che è stato rappresentato satiricamente nei Simpson. Questo vuol dire che è come se i Simpson dessero, non so, proprio il marchio di autorevolezza a un fenomeno.
se un fenomeno è stato veramente importante, un fenomeno, quindi un personaggio, un evento, un tema è stato veramente importante per i 20 anni che abbiamo appena superato, ci sono grandi probabilità che quel fenomeno sia entrato nei Simpson. E lo vedremo con degli esseri umani veri e propri, questo fatto. Bene, finita la premessa, andiamo al succo, cioè come ci entra la scienza nei Simpson. Però ogni volta che faremo un passaggio, io mi fermo per sentire subito se ci sono curiosità, obiezioni, domande. Andate pure. Nulla? Le rimandate dopo, segnatele. Come ci entra la scienza nei Simpson? Quello che io vi propongo è un percorso molto lineare, cioè vi farò vedere quelli che secondo me, che l'ho seguiti per tanti anni, all'inizio perché mio figlio li guardava, quindi mi mettevo di fianco a lui e così li ho scoperti. Poi per passione, perché mi sono piaciuti veramente tanto, ho iniziato a cogliere aspetti che non riguardavano solo la scienza, che mi hanno colpito dell'intelligenza dei Simpson. Poi alla fine per studio, per lavoro, perché all'inizio ho deciso di farci una tesi per un master e poi fatta quella, passato qualche anno, ho pensato appunto di scriverci un libro. Bene, secondo me ci sono quattro modi, fondamentalmente, quattro modi, volendo classificarli un po', ma riassumerli, in cui la scienza, in senso lato, quella che dicevo prima, quindi anche ambiente, salute, entra nei Simpson. E più che quattro direi 3+1. Perché 3 sono in fondo abbastanza, condividono parecchi tratti, sono affini, mentre l'ultimo secondo me è quello fondamentale, quello che rende i Simpson davvero unici, quello è completamente diverso. Ma partiamo dal primo dei modi, scienza da ridere. L'ho messo in cima perché è importante questo aspetto. Io mi occupo a volte anche, non è il mio campo, perché non so che mi occupo proprio di giornalismo, però a volte è inevitabile che io mi occupi di divulgazione e quando vado a parlare di divulgazione scientifica oppure vado nelle scuole, una richiesta che mi viene fatta più o meno velatamente, spesso, e che mi è stata fatta anche quando ho scritto il libro, era quella di fai emergere quanto nei Simpson quanto la scienza si possa imparare. Perché quasi tutte le serie televisive, cartoni animati, libri, fumetti che mettono in gioco, mettono in campo temi scientifici hanno in qualche modo la possibilità di spiegare qualcosa di scienza. In Italia ne parlano, chi lo fa in modo rigoroso, chi lo fa in modo completamente sbagliato, però diciamo, anche questo aspetto c'è. Bene, io ci tenevo a mettere subito in chiaro che quando accade che si impari qualcosa come contenuti, discipline scientifiche, Simpson, è per sbaglio. I Simpson, io lo metto subito all'inizio del mio libro, non insegnano la scienza, perlomeno non la insegnano così come intesa come discipline. Non è che uno guardando i Simpson, per spiegarla molto facilmente, che ne so, riesce a darti più facilmente un esame, a fare un compito in classe di fisica più in fretta o si ricorda meglio una cosa. Molto raro, e quando succede, succede spesso che ci si avvicinino, però quando succede gli sceneggiatori cercano subito di evitare questo pericolo, perché i Simpson non vogliono essere un cartone animato didattico, proprio per nulla. Sono un cartone animato che vuol far ridere, ci vuol far divertire. La scienza ci entra anzitutto in questo modo. E ne vediamo un pezzettino proprio di pochi secondi, che dà l'idea di come appunto la scienza entra nei Simpson per far ridere. La scena è questa. Ci sono Homer, l'avete visto, ha 36 anni per una centrale nucleare, col figlio Bart a bordo di una monorotaia impazzita che non frena più, loro sono lì, questa va sempre più veloce, la situazione è drammatica e l'unica persona alla quale insomma possono chiedere aiuto è la moglie Marge, che sentono al telefono. Ascoltiamo. Pensi che moriremo, figliolo? Sì, papà, ma almeno porteremo con noi un sacco di gente innocente. Homer! Homer! Pronto? Homer, qui c'è un uomo che fa il caso tuo. È Batman? No, è uno scienziato. Batman è uno scienziato? Non è Batman. Ora, questo è un cartone animato il cui protagonista principale, la prima volta che deve pensare a uno scienziato, il primo nome di scienziato che gli viene in mente, è Batman. E così sgomberiamo il campo da qualsiasi equivoco, è un cartone animato, no, che spiega la scienza. Anche se
Questo è curioso, perché a Homer succede molto spesso. Chi è Batman? Chi si nasconde dietro la maschera dell'uomo pipistrello? Bruce Wayne. Bruce Wayne, a modo suo, è uno scienziato. Devo dire, nella serie di fumetti di Batman, lui spesso è identificato come il proprietario di una ditta high-tech, uno che fa ricerca. Quindi Homer ha questa cosa buffa che anche quando non lo sa spesso ci azzecca. In ogni caso è chiaro che non è un cartone animato didattico. Uno scienziato Batman. Secondo modo, e questo c'è costantemente nel sito, questo modo di citare la scienza. Secondo modo, quello che dicevo prima, un cartone animato transgenerazionale, nei Simpson la scienza ci entra in modo da appagare chiunque. Quando dico chiunque, appunto dico anche il professore della prestigiosa università americana. Ne faccio vedere due esempi di questa scienza veramente quasi imprendibile, nel senso che ci sono dei riferimenti coltissimi che durano lo spazio di pochi fotogrammi. Ve ne prendo uno dalla biologia, ed è tratto dal film. A un certo punto nel film, chi di voi ha visto il film, non il cartone animato? Il film è una storia molto ecologica, no? La storia di una città, Springfield, che a un certo punto deve venire isolata sotto una cupola di vetro perché inquina troppo. Bene, mentre il lago di questa Springfield sta lì, inquinato sempre di più, due dei protagonisti, che sono Bart, l'avete visto prima a bordo della monorotaia, e Flanders è il vicino di casa di Homer Simpson, è il bigotto dei Simpson, no? Un personaggio adorabile, molto molto religioso, e vi dico che i cristiani più fondamentalisti negli Stati Uniti lo adorano, Flanders, perché dicono finalmente hanno preso uno di noi che fa quello che facciamo noi, cioè va a messa tutte le domeniche, ma anche praticamente ogni giorno, è buonissimo, è veramente, è così buono che insomma fa ridere quanto è buono, in modo esagerato, comunque un personaggio positivo, e lo rappresentano esattamente come noi piace che sia rappresentato. Quindi è un bigotto positivo, no? Perché piace anche appunto ai più fondamentalisti tra i cristiani. Bene, Flanders e Bart stanno passeggiando attorno al lago di Springfield. Guarda che meraviglia! Si vedono i quattro statini che delimitano Springfield, Ohio, Nevada, Maine e Kentucky. Occhio, occhio! E se guardi con attenzione si riesce a vedere quasi... Certo che questo sembra stranino, ma chi sono io per mettere in discussione l'opera dell'Onnipotente? Ti ringraziamo, signore, per questo splendidissimo disegnino intelligentino. Ottimo lavoro! Colpisci un altro occhio e commetti un reato federale. Chi siete? Ente Protezione Ambientale. La scena di solito fa ridere perché insomma c'è parte che schiaccia i 100 occhi di questo animale mostruoso perché è caduto dentro il lago di Springfield, che è così inquinato che modifica geneticamente qualsiasi forma di vita, ci finisca dentro. Però a un certo punto viene usata un'espressione, non so se qualcuno di voi l'ha colta, un'espressione che di solito fa ridere perché Flanders usa sempre diminutivi. Quando saluta Homer dice salve Salvino, usa questi diminutivi che fanno ridere. In realtà l'espressione che usa, avete notato che dice a un certo punto ti ringraziamo signore per questo splendido disegnino intelligentino. Chi di voi ha già sentito parlare di questa cosa? Disegno intelligente, quando dico appunto, sono riferimenti non per tutti, sono riferimenti veramente per pochi. La teoria dell'intelligent design è una teoria molto in voga negli Stati Uniti, negli ambienti evoluzionisti. È una teoria che in qualche modo si oppone all'evoluzionismo darwiniano. Cosa dicono i sostenitori dell'intelligent design?
D'accordo, è vero che la vita sulla Terra non è cominciata 6.000 anni fa, 6.000 come dice la Bibbia, eccetera, eccetera. È vero tutto quello che salta fuori analizzando i reperti fossili, eccetera, eccetera, però non è successo per caso. Ci deve essere dietro un disegno intelligente. Ecco, quello che Flanders coglie, lui che è uno estremamente religioso, trova davanti questa mostruosità, no? Ovviamente una mostruosità perché è stata modificata dall'inquinamento con questi 100 occhi, rimane per un attimo interdetto e poi usa questa espressione estremamente raffinata, che per il pubblico normale probabilmente non vuol dire nulla, magari fa ridere perché appunto è un diminutivo, ma per un gruppo ristretto di appassionati, ricercatori, scienziati, diventa comicissima questa scena, perché è una frecciata, ovviamente, alle teorie antidarwiniane, diciamo. Esempi di questo tipo, cioè riferimenti colti per pochi, veramente gli intarsi che finiscono all'interno del cartone animato, ce ne sono a bizzeffe. Ve ne faccio vedere un altro, tratto dalla matematica questa volta, per darvi l'idea del livello di perversione alla quale possono arrivare gli sceneggiatori di Simpson. I Simpson sono singoli episodi autonomi, durano 22 minuti, cominciano e finiscono. È così sempre, a parte una volta all'anno. Una volta all'anno va in onda un episodio che in italiano viene chiamato di solito La paura fa 90, che è una raccolta di tre sottoepisodi separati tra di loro, molto brevi, e in uno di questi che si intitolava Homer 3D, quindi Homer a tre dimensioni, cosa succede? Vengono rappresentati i Simpson non più come un cartone animato bidimensionale come accade di solito, bensì a tre dimensioni. Perché a tre dimensioni? Perché dietro al mobile della sala di casa, della casa Homer, Simpson, c'è una sorta di portale misterioso che Homer attraversa per sbaglio e si ritrova appunto in un mondo tridimensionale. Questo mondo strano, lo vedete, molto arido, fatto di coordinate cartesiane, queste linee verdi, nero, e non c'è praticamente nient'altro. Un mondo veramente ansiogeno, un mondo sul quale scorrono sullo sfondo delle strane formule. Ora ne vedremo una di queste formule, ma prima di vederla bisogna fare un salto indietro di parecchi secoli, andare nel XVII secolo, quando un famoso matematico che si chiamava Fermat, analizzando le uguaglianze di questo tipo, a elevato alla n più b elevato alla n uguale a c elevato alla n, non preoccupatevi, io non so niente di matematica, sono di formazione umanista, quindi se l'ho capita io questa la possiamo capire tutti insieme, si accorse di una cosa strana, cioè che quando al posto di quel n ci mettete un 2, non è nient'altro che, non so, il solito teorema di Pitagora, no? Quando il cateto al quadrato più il cateto al quadrato fanno l'ipotenusa al quadrato, non so se A è 2, sì, mettiamo A 2, facciamo A 3 più B 4, A 3 elevato al quadrato, quindi 9, più 4 elevato al quadrato, 16, sommati fanno 25, e 5 elevato al quadrato è 25, tutto qua. Fermat però si accorse di una cosa particolare. Se al posto di un 2 in quell'n ci metti un numero intero maggiore di 2, non esiste una tripletta di A, B, C tale da dare questa uguaglianza. Non esistono di A, B e C per cui A elevato alla n più B elevato alla n uguale a C elevato alla n. Proprio non esiste. Questo è chiamato il suo ultimo teorema, e la leggenda narra anche che riuscì a dimostrarlo, però sembra che ci fosse poco spazio a margine del foglio, per cui la dimostrazione andò perduta. Ci provarono generazioni di matematici per secoli. Ci provavano veramente per secoli a dimostrare che non può esistere un'uguaglianza del genere se n è maggiore di 2, fino a che nel 1994 un matematico inglese, Wiles, ci riuscì. Ed è stata una dimostrazione storica, andò su tutte le prime pagine dei giornali, anche in Italia, su New York Times, dappertutto. Disse
l'equivalente del Nobel per la matematica, Wiles, nel 94, quando riuscì a dimostrare questo teorema che sembrava inattaccabile. Bene, questo avveniva nel 94. L'episodio Homer elevato alla terza, di cui vi parlavo, è andato in onda pochi mesi dopo la dimostrazione di Wiles. E a un certo punto, nel mondo a tre dimensioni in cui si trova Homer, tra le tante formule che scorrono sullo sfondo, alcune sono tipo 1 più 1 uguale 2, e fin lì, sapevo anch'io, a un certo punto ne scorre una. Quando dico scorre, vuol dire che passa in mezzo secondo, ed è sullo sfondo, non si vede. Infatti ve l'ho trascritta io qua sotto, in grande, perché è così sullo sfondo che proprio non si nota. E quella uguaglianza che scorre sullo sfondo dice che 1782 elevata alla 12, quindi un numero intero maggiore di 2, più 1841 elevato alla 12 è uguale a 1922 elevato alla 12. Ora, non so se qualcuno di voi in sala ha una calcolatrice scientifica, se non ce l'ha magari segnate i numeri. La cosa strana è che se voi fate questo conto, risulta che l'uguaglianza è vera, cioè davvero quello che sta a sinistra dell'uguale risulta uguale a quello che sta a destra dell'uguale. Ora, io non so se è chiara l'enormità di questa cosa. Per tre secoli e passi, generazioni di matematici, migliori matematici del mondo, si spaccano la testa per dimostrare che una cosa così non può esistere. Trovare proprio il teorema, la dimostrazione che questa cosa non può esistere. Ce la fanno, nel 1994 uno ce la fa, vince, premia, pochi mesi dopo va in onda un cartone animato in cui passa un'uguaglianza che sembra disconfermare questo teorema. E tra l'altro passa in un cartone animato di corsa per pochi fotogrammi. Vuol dire che ci sono... Chi l'avrà notata quell'uguaglianza in fondo? Ci sono stati 10 matematici al mondo, 10 pazzi che l'hanno vista e detto, ehi, ma quello mi ricorda qualcosa, il teorema di Fermat. Hanno fermato, non so, l'hanno videoregistrata, hanno fermato il videoregistratore, sono andati a guardarsela e hanno notato questa stranezza. Com'è possibile, secondo voi? Vedete quanto è una cosa pazzesca. Se fosse così, sarebbe una cosa pazzesca. Ebbene, la risposta, visto che nessuno di voi ha una calcolatrice scientifica in mano al momento, ve la do intanto, l'errore c'è, e non è né in Wiles né nei Simpson, è nella calcolatrice stessa. Perché questa uguaglianza viene vera, quindi uguale, per un motivo semplice, che la calcolatrice ha poche cifre significative. Quel numero è così grande che nella calcolatrice non ci sta. E allora, approssimando con le cifre, 12 cifre che ha una calcolatrice, risulta che sono uguali. È un errore d'approssimazione. Ciò non toglie che sia una cosa strana. Possibile che sia finita là per caso? Non può essere finita là per caso. Queste uguaglianze, infatti, hanno un nome preciso, si chiamano le quasi uguaglianze di Fermat. Sono molto rari i numeri che si comportano così. Questo significa che lo sceneggiatore di questo episodio, che si chiama David Cohen, ha dovuto scrivere un software e lanciarlo, farlo girare nel computer per ottenere questi numeri. E per cosa l'ha sfruttati? Semplicemente per quel mezzo secondo. Capite il livello quando dico transgenerazionale? I Simpson vanno nello stesso episodio, a un certo punto, quando Homer è là dentro, non lo trovano più, no, in famiglia, e gli dicono, Homer, dove sei? Lui dice, ah, sono in un posto dove non ho mai messo piede prima. E le sue cognate, che sono due perfide, Patti e Selma, dicono, ah, nella doccia, no? E quindi ovviamente c'è una comicità immediata, Homer, il posto in cui non ha mai messo piede, prima è la doccia. E pochi fotogrammi prima c'è invece una cosa che è per un'elite, poche persone al mondo. Tra l'altro, questi matematici che hanno notato la quasi uguaglianza di Fermat, ovviamente non ci sono cascati nel trabocchetto. O perlomeno se ci sono cascati non l'hanno mai ammesso, hanno subito scritto a David Cohen perché si conoscono. David Cohen è un vuoto matematico, ha fatto un master ad Harvard in informatica e calcolo ad Harvard,
E gli hanno scritto, ah, bella la tua mossa di mettere quella formuletta là nell'episodio. Certo, noi abbiamo capito subito che non poteva essere vero, senza neanche usare la calcolatrice, perché è banale. Chiunque sappia un po' di matematica da liceo si accorge che, anche senza fare dei conti, il numero a sinistra dell'uguale è un numero dispari. Il numero a destra dell'uguale è un numero pari, per forza. Quindi era ovvio che quella uguaglianza è sbagliata. David Cohen, pochi mesi dopo, fa lo stesso gioco in un altro episodio, questa volta un episodio in cui Homer cerca di fare l'inventore. C'è Homer che sta scrivendo alla lavagna, gli fa scrivere tante formule, e una di queste, ormai il giochetto lo conoscete già, è quella che vi ho riportato là in alto, 3987 elevato alla 12 più 4365 elevato alla 12 uguale a 4472 elevato alla 12. Di nuovo con la calcolatrice questa uguaglianza è vera, sempre vera, ma la differenza è che questa volta sia il numero a sinistra che a destra è uguale a un numero pari. Quindi per smascherare l'errore bisogna usare un computer con tante cifre significative. Dunque, secondo modo in cui la scienza entra nei Simpson. Una scienza per pochi, per chi ama questi ammiccamenti, queste furbizie, questi giochetti intellettuali, veramente per un'elite. E anche di questi riferimenti, adesso ne ho fatti vedere due, ma ce ne sono parecchi. Andiamo a vedere il terzo modo, c'è qualche domanda, curiosità? Siete stanchi? Proviamo col terzo. Il terzo è più facile. Sono un cartone animato stracolmo di scienziati, Simpson. Quando dico stracolmo di scienziati, intendo sia davanti che dietro le quinte. Quando dico dietro le quinte, quello che vi dicevo prima, oltre a David Cohen col suo master e con laurea in materie scientifiche, gli sceneggiatori dei Simpson, che sono in tutto un'ottantina, però quelli che scrivono regolarmente sono 50 grosso modo, bene, tra gli sceneggiatori dei Simpson c'è un altissimo numero di scienziati. Ma e quando dico scienziati non dico semplicemente persone che sono laureate in materie scientifiche. Intendo persone che hanno la laurea, hanno fatto un master o un dottorato in materie scientifiche, ma soprattutto che hanno pubblicato articoli su riviste scientifiche, di quelle con referì, quelle che si chiamano proprio le vere riviste scientifiche, quelle che alla fine definiscono chi è scienziato e chi no, chi pubblica su quelle riviste, chi riesce a pubblicare su quelle riviste è scienziato. Bene, sono più di una dozzina gli sceneggiatori di Simpson che hanno fatto questa cosa, che sono scienziati. Non è comune questo, eh? Adesso non so chi di voi guarda la mia attuale serie preferita, che è The Big Bang Theory, che è una serie americana molto densa di contenuti scientifici. Bene, in The Big Bang Theory c'è un unico consulente scientifico, che non è neanche tra gli sceneggiatori, è un astrofisico che insegna alla University of California di Los Angeles. Qui volevo rendermi conto della vostra utopia, ma ora mi accorgo che è più una stupida via. Sono certo che il dottor Hawking intende dire che... Silenzio, non ho bisogno che qualcuno parli per me, tranne questo computer. È chiaro che siete stati corrotti dal potere, vergogna! Lei fritto ragione, fate schifo! Non so qual è la delusione maggiore, il mio fallimento nel formulare una teoria di campo unificato o voi? Non vi piace il suo tono? Se lei in cerca di guai mi ha trovato. Già, mi metta la prova. Ci riprendiamo la nostra città! Ora, prima cosa, quando entra Stephen Hawking, Homer dice, e se ne esce con questa battuta, Larry Flint ha ragione. Chi è Larry Flint? Per chi sa qualcosa di cultura americana, cultura pop americana recente, Larry Flint, quel signore che vedete nella foto in alto a destra, è quello che viene di solito definito il re dell'industria pornografica americana, no? Perché era l'editore dei giornali appunto pornografici. Ora, l'unica cosa che Larry Flint, le uniche due cose che Larry Flint e Stephen Hawking hanno in comune sono: uno, che sono famosi, almeno negli Stati Uniti, e due, che sono in carrozzella.
Ora, il fatto che appena entra uno un po' famoso in carrozzella, Homer, e il resto della cittadinanza subito pensino a Larry Flint, la dice lunga su come, insomma, sul livello culturale della cittadina di Springfield e anche sull'immaginario americano. Ma di nuovo, come abbiamo visto con il disegnino intelligente, l'ultimo teorema di Fermat, qua dentro ci finiscono un sacco di cose di scienza, cose per pochi, che Stephen Hawking butta lì, ma a un certo punto parla del suo fallimento nel formulare la teoria del campo unificato. Stephen Hawking, proprio quello, insieme a tantissime altre scienziate, ha cercato di fare, no? Una teoria che racchiuda le quattro forze, l'elettromagnetismo, interazione debole, forte e gravità in un'unica teoria, è quello che stanno cercando di fare i fisici anche con l'LHC a Ginevra. Per cui ci sono contemporaneamente i riferimenti più trash possibili a quelli più colti. Non solo, non so se avete visto come viene rappresentato Stephen Hawking qui. È un po', cioè, una bella presa in giro, no? Non è, di solito quando compare c'è sempre un certo, c'è una certa reverenza, perché c'è disagio, la persona è in una condizione veramente difficile, quindi tutto uno potrebbe fare fuorché osare prendere in giro, l'ultima cosa sarebbe un segno di pessimo gusto. Lui era entusiasta quando l'ha rappresentato in questo modo, perché dice: una volta tanto, via al bando queste dannate ipocrisie, e anche l'associazione disabili americana ha proprio, è stata entusiasta di questo episodio, per la sua schiettezza in qualche modo, si vede ancora di più nella parte finale. Nella parte finale, insomma, Stephen Hawking è arrivato e quelli litigavano perché aveva il quoziente di intelligenza più alto, lui col suo 280, l'ha zittiti tutti, la gente comunque non ne vuole più sapere di questi scienziati strambi che, per quanto siano intelligenti, però non corrispondono alle loro aspettative, la situazione degenera ancora di più ed ecco come va a finire. Ti sei divertita con il tuo amico robot? Dottor Hawking, avevamo un bellissimo sogno. Dove abbiamo sbagliato? Non te la prendere, Lisa. A volte i più intelligenti di noi possono essere i più infantili. Anche lei? No, io no. Mai. Pare che ognuno abbia una visione diversa di un mondo perfetto. Oh, mamma, questo è molto profondo. L'ho letta sul mio monitor. A chi va una birra? È la cosa più intelligente che abbia udito oggi. La tua teoria di un universo a forma di ciambella è intrigante. Forse te la rubo. Mi dico, non posso credere che uno di voi non ho mai sentito parlare frequente un tipo come me. Va bene, geniacci, ora si chiude, chi parla? Io. Non l'ho detto io. E beh, che senso. Ora, chiamassi Benocchi il tuo amico robot, no? Rappresentare un uomo con 280 di quoziente di intelligenza che sbaglia il pulsante e fa uscire il dentifricio invece delle ali dell'elicottero. È chiaro che tutta questa apparizione è l'insegna dell'irriverenza ed è il motivo per cui Stephen Hawking ha accettato di partecipare, probabilmente anche spinto lui in questo senso. Perché i Simpson, l'ultima cosa che vogliono far vedere è una scienza sacra, qualcosa di elevato, di lontano da noi. Vuol far vedere qua lo sceneggiatore, appunto probabilmente lo stesso Hawking, che sapeva la sceneggiatura ben prima dell'episodio, voglio far vedere anche l'umana debolezza degli scienziati, che non sono obbligati a essere tutti buoni, integerrimi, perfetti, possono essere anche un po' antipatici, come Hawking qua si è fatto vedere, ma no, ho fatto tutto io, anche l'unica frase intelligente l'ha letta dal mio monitor, un po' tirchi, che non offrono anche la birra Homer, e alla fine molto simpatici, no? Che si fanno prendere in giro stando al gioco. Quando si dice gli scienziati dovrebbero uscire dalla loro torre d'avorio, è una frase che si sente spesso, e quindi come fanno per uscire dalla loro torre d'avorio?
vanno a fare i caffè scientifici, vanno in pubblico, va tutto bene, però qua vediamo veramente cosa significa uscire dalla torre d'avorio, vuol dire che qua vediamo il massimo degli scienziati, Stephen Hawking, l'intoccabile, l'inarrivabile, quello che ha scritto dal Big Bang ai buchi neri, veramente una delle opere di divulgazione fondamentali, che si mette veramente alla pari con Homer. Tra l'altro anche l'accenno all'universo, la teoria, la tua teoria dell'universo a forma di ciambella, intrigante quasi quasi della rubo, sempre per dire come la scienza entra nei Simpson con certe finezze, la teoria dell'universo a forma di ciambella esiste. Il modello toroidale della geometria del cosmo è uno tra i più accreditati. Questa è la pagina di Nature, una tra le più autorevoli riviste scientifiche del 2008, e il titolo era Il ritorno dell'universo a forma di ciambella. La ciambella è il cibo preferito di Homer. Bene, abbiamo visto tre modi estremamente particolari, divertenti e a volte inafferrabili. Io se non avessi letto non avrei mai trovato quell'uguaglianza di Fermat nel cartone animato dei Simpson. Tre modi in cui la scienza entra in questo cartone animato. Vi dicevo 3 più 1, perché se fosse tutto qui, che pure può essere divertente, fa ridere, è molto colto anche, io ne sarei deluso, ne sarei parecchio deluso, anzi. Per un motivo semplice, ripensiamo a quello che dicevamo prima, cioè i Simpson non sono semplicemente, non sono stati almeno, adesso sono in una fase un po' di assestamento, forse anche di declino, normale dopo 22 stagioni non esiste nessuno, ma non sono stati semplicemente, come dicevo, uno specchio della realtà, non mettono semplicemente in mostra le bellezze, le brutture della nostra società, ma sono stati anche qualcosa che ha contribuito a plasmarla. Ora, se un cartone animato così di impatto, teniamo presente che è un cartone animato che nei suoi momenti d'oro veniva visto ogni settimana da 60 milioni di persone in 70 paesi del mondo. Cioè non stiamo parlando di una cosa di nicchia per pochi, qualcosa che ha avuto una grande influenza. Se si fosse limitato a rappresentare la scienza, che è parte fondamentale delle nostre vite, in questo modo, cioè con ammiccamenti colti, cose per pochi esperti, cose da ridere, facendo vedere gli scienziati, avrebbe, secondo me, perso un'enorme occasione, perché significherebbe che non sarebbero stati in grado i registi di dare alla scienza lo spazio che veramente ha nelle nostre vite. La scienza nelle nostre vite non ha lo spazio della curiosità matematica o appunto, del piccolo riferimento alla biologia, al disegno intelligente, oppure non ha neanche lo spazio dello scienziato famoso, del Nobel. La scienza nelle nostre vite ha uno spazio molto più grande nella vita quotidiana. Ce ne accorgiamo quando stiamo male, quando il nostro parente sta male, di quanto è importante la scienza per noi. Ce ne accorgiamo quando non possiamo circolare in auto perché c'è un blocco del traffico dovuto all'inquinamento. Ce ne accorgiamo quando dobbiamo andare a votare per un referendum su, che ne so, modalità di fecondazione assistita o modalità di produzione energetica. È una cosa che è cruciale per le nostre vite. Bene, i Simpson questo errore non l'hanno fatto. Quello che abbiamo visto fino adesso, queste tre modalità, sono la parte poco importante della scienza dei Simpson. Sono la parte irrilevante, avrei potuto saltarla. La faccio vedere perché sono curiose, come cose fanno ridere. Ma la cosa per cui veramente i Simpson hanno saputo rappresentare la scienza in modo, secondo me, fantastico, è il quarto modo. Il quarto modo ha a che fare con due cose. Il primo è, dicevo all'inizio, i Simpson non insegnano la scienza, nel senso che non imparate, alla fine, vabbè, potete imparare al limite l'ultimo teorema di Fermat, ma poco altro, poco più. Non imparate le singole discipline, non imparate la matematica, non imparate la fisica, non imparate la biologia. Però con i Simpson si impara, o perlomeno ci entra nella pelle senza bisogno di imparare, una cosa molto più importante, che è il metodo scientifico. Ed è quello che veramente caratterizza la scienza.
scienza. La scienza non è un insieme di discipline, un insieme delle cose che si studiano quando fai scienza. No, quello è una conseguenza. La vera anima, lo spirito della scienza è il suo metodo, poi indipendentemente da che cosa lo si applichi. E questo è un punto cruciale, come vedremo nei cartoni animati dei Simpson. Ma più ancora del metodo, quello che i Simpson mettono in scena in ogni, non in ogni, però in tantissimi episodi, quello che abbiamo visto nella carrellata iniziale, è l'intreccio tra scienza e società, tra le scoperte, le ricerche e la nostra vita quotidiana. Quello viene fatto regolarmente ed è per quello che secondo me i Simpson sono un grande cartone animato. Ed è su questi due aspetti che mi concentrerò negli ultimi tre episodi, che pezzettini di episodi che vi farei, che vi propongo. Però mi fermo di nuovo un istante prima, perché dopo visti questi tre pezzettini di episodio ho finito, quindi se c'è qualche domanda prima ci sono, se no c'è un po' di curiosità o dubbi. Volete vedere questi ultimi tre pezzettini, ce la fate? Bene, allora, il primo ha a che fare con un principio cardine della scienza, che è la falsificazione. Si dice che una teoria è scientifica, un'ipotesi è scientifica, se è falsificabile, altrimenti non è scienza. Quindi io posso fare qualsiasi ipotesi al mondo, però devo formularla in modo tale che sia possibile per qualcuno cercare di dimostrare che non è vera. Questo è un principio proprio è alla base del metodo scientifico, che nei ragazzini dei Simpson pare essere stato assimilato straordinariamente bene, e come vedremo non in quella che è la paladina della scienza, cioè Lisa, bensì in quello che sembra più scavezzacollo, quello che non studia mai, e quindi Bart. E lo vedremo in questo principio all'opera in un momento che è tipico della scienza dei Simpson, cioè non è nell'aula di scienze, non è lo scienziato col camice bianco, c'è uno scienziato nel Simpson, Fritz, però io non ne parlo mai, perché una macchietta, un po' come Archimede in Walt Disney, cioè fa proprio lo scienziato, ma... invece è una scienza quotidianissima, così quotidiana che la scena che si svolge ora è una scena da domenica mattina. Chi di voi ha dei bimbi piccoli, probabilmente gli è capitata una scena del genere, almeno... che i bimbi tutti i giorni della settimana quando devono andare a scuola si svegliano mai, però la domenica quando si può stare a casa invece sono visti come grilli, alle 6 della mattina sono già in piedi a fare i loro giochi. Ecco, noi cogliamo i due ragazzini di casa Simpson alla mattina presto, attorno al lavandino, ancora in pigiama, che fanno quello che fanno regolarmente, cioè gareggiano, questi hanno la competizione nel sangue. E che gara stanno facendo? Una gara casalinga, una in mano lo shampoo, l'altro dentifricio, fanno la gara a qua, chi dei due riesce a farla arrivare prima nel buco di un lavandino. Vai, dentifricio, vai! Muovi le tue pattose chiappe bianche! Siamo, puoi farcela! Vinto la tua stupida gara per prodotti da parte! Non vale! Hai vinto solo perché tu avevi la pista interna, se no poi girava nell'altro senso! Non gira mai nell'altro senso, nell'emisfero nord l'acqua di pulisce sempre in senso antiorario, si chiama effetto sotto l'acqua.
tutto fuori controllo. E adesso come faccio? Vabbè, dove è puntato il giochetto ormai è chiaro. Cos'è la cosa fondamentale di questo episodio? L'effetto di cui parla è l'effetto di Coriolis, no? È un effetto per cui in realtà non ha a che fare, nei lavandini non si apprezza questo effetto, una leggenda metropolitana. Però le grandi masse liquide e gassose, come ad esempio i cicloni, le masse d'aria, nell'emisfero nord, a causa della rotazione terrestre, ruotano in senso antiorario, nell'emisfero sud in senso orario. Bene, quello che Bart ha capito, e che è cruciale, è che a lui, la sorella la sa questa cosa, conosce la teoria, quindi vince la gara e sa anche perché. Quello che Bart ha capito è che gli basterà trovare un unico, come lo chiama lui, fedele Walter, che vada al contrario, in cui l'acqua vada dove le pare, proprio come me, per aver sconfitto la sorella, che è il suo scopo, ma sul suo piano, sul piano scientifico. Bart ha introiettato quello che Popper chiama la falsificazione, dice di falsificazione. Quindi non è che deve trovare gli altri modi, l'unico modo è quello, oppure trovarne uno nell'emisfero sud in cui gira in senso antiorario. E lo fa mettendoci letteralmente le mani. Questa è la base veramente della scienza. Quello che Bart sta mettendo in atto è quello che farebbe un classico, uno scienziato proprio da manuale. La stessa cosa la ritroviamo in un altro episodio, questa volta ribaltata, non perché la protagonista è vincente, diciamo Elisa, ma perché la scienza non è fatta solo di falsificazione, ma è fatta anche di presentazione di ipotesi, no? Non è che basta falsificarle. La cosa difficile poi mettere insieme le ipotesi scientifiche. E preparare un'ipotesi scientifica seguendo il metodo corretto non è facile. Non basta l'irriverenza come quella che abbiamo visto in Bart che cerca di sconfessare la sorella e il principio di Coriolis. Ci vuole tanta tenacia, ci vuole tanto rigore. Questa volta infatti Elisa è la protagonista. Quello che vedremo è un esperimento. Un classico esperimento di psicologia sperimentale. E vi racconto rapidamente come nasce questo esperimento, perché può essere utile per capire quello che succede dopo. Alla scuola elementare di Springfield, regolarmente, una volta all'anno, si fanno le mostre di esperimenti, appunto, dei ragazzini. Di solito vincono sempre gli alunni cinesi, che sono anche negli Stati Uniti bravissimi nelle materie scientifiche. Comunque Elisa ha preparato un super progetto, il suo progetto di cui va fiera è un pomodoro gigante che ha nutrito a forza di steroidi con il quale sogna di sconfiggere il problema della fame nel mondo, solo che il fratello le rovina il progetto perché distrugge il pomodoro. Elisa ci rimane malissimo, mancano pochi giorni alla presentazione dei progetti per la mostra della scuola, quindi deve approntare un esperimento in 448. E decide di farne uno che non solo la faccia vincere, ma che punisca anche il fratello per aver distrutto il pomodoro. E quindi fa un esperimento, appunto, di psicologia sperimentale. Andiamolo a vedere. L'esperimento che decide di fare dovrebbe dire all'inizio, se mi ricordo bene. Il mio intento di ottenere la risposta al seguente interrogativo. Mio fratello, più stupido di un criceto? Ehi, Elisa, guarda che riesco a fare! Formidabile! Libri pizzosi! Una pastarella! Ho saltato
come parti, perché... Ma puoi prendere le pastarelle! Pastarelle, sì, dolcetti per tutti! Come si appronta un esperimento scientifico da manuale? Anzitutto porsi una domanda chiara, non ambigua, non... La domanda alla quale deve rispondere l'esperimento è: mio fratello è più stupido di un cavicetto? Lisa lo fa da manuale proprio. Elaborare un setting corretto che riduca al minimo le variabili che non si possono controllare. E di nuovo Lisa ci sta molto attenta, per chi conosce un po' casa Simpson avrete notato che la scatola dove vive il cricete è arredata esattamente come la casa Simpson, no? Quindi meno variabili non controllabili possibili. Poi tenere quello che viene chiamato il logbook, il quaderno di laboratorio dove annotare tutti i risultati, eccetera, eccetera, eccetera. Questi sono tutti passaggi formali che devono stare dietro un esperimento. L'esperimento in questo caso è anche un nome, un esperimento famoso, quello della gabbia di Skinner, proprio Skinner, che è un psicologo comportamentale, comportamentista, è anche il nome del direttore della scuola di Rotary Springfield. Fatto sta che l'esito è tragico, l'esito è quello che viene di solito, l'esempio tipico è quello del cane di Pavlov, no? Un condizionamento tale per cui Bart inizia a star male anche senza toccare le pastarelle. Quindi la domanda che fa la mamma Marge alla fine è molto corretta, quando dice, sai la perplessità che ha, non so se approvare che tu faccia esperimenti su tuo fratello. Questo è un classico esperimento patogeno che crea una situazione tutt'altro che piacevole. Qui, oltre a far vedere il metodo scientifico in azione, Simpson fa vedere anche quell'altro aspetto di cui vi dicevo, di cui tratterà l'ultimo episodio che vi farò vedere, che è quello più frequente appunto negli episodi dei Simpson, che è il rapporto tra scienza e società. Quante volte noi ci sentiamo, noi come cittadini, rispondere come ha risposto Lisa Simpson: mamma, è puramente nell'interesse della scienza. Questo è... Cioè io penso di aver parlato fino adesso molto bene della scienza, perché è una cosa che mi appassiona, è il mio lavoro. Però da giornalista devo comunque mostrarvi anche l'altro, cioè far vedere, come fa vedere Simpson, che c'è anche un aspetto oscuro nella scienza, che è dovuto a quello, non ha a che fare col metodo in sé, ha a che fare con gli interessi, no? In questo caso l'interesse era punire il fratello per aver distrutto il pomodoro. Nella maggior parte dei casi gli interessi sono interessi economici, interessi politici. Fatto sta che la scienza ha come tutti gli ambiti umani, ha un lato oscuro che i Simpson riescono a mettere in luce, anche questo. E lo vedremo ancora meglio nell'ultimissimo episodio. L'ultimissimo episodio l'ho diviso in quattro parti per farle tutte e quattro il più brevi possibile, per fermarci un istante su ognuna. Perché tra i tanti episodi che parlano di scienze e società nei Simpson è uno tra quelli secondo me più... Questo non fa ridere. Oddio, magari penso anche in realtà poi ci sono scene che fanno morire dal ridere. Però quello che lascia in bocca è un retrogusto molto amaro. Perché è un episodio che parla, come quasi tutte le volte che i Simpson raccontano la scienza, parla di... un fatto ben preciso, non neanche un fatto, una malattia ben precisa, di una molecola per curare questa malattia ben precisa, che è, il suo nome, la sua sigla è ADHD, in italiano è stato tradotto di solito come sindrome o da un disturbo dell'attenzione con iperattività, no? È una, non dico una... malattia tra virgolette, nel senso che molti neuropsichiatri sono convinti che sia una malattia. Nel libro di psichiatria, il manuale di psichiatria di DSM-4 è definita con tutti i suoi sintomi come una malattia, però ci sono invece, c'è un'altra scuola di neuropsichiatri e psichiatri che non la ritiene tale,
A volte si parla di malattia inventata, alcuni addirittura pensano che sia stata descritta come malattia per vendere appunto la molecola che permette, che sembra una delle molecole che permettono di tenerla un po' sotto controllo, che è il metilfenidato. Ora, ovviamente chi nella famiglia Simpson può soffrire dal disturbo, sindrome del disturbo dell'attenzione con iperattività? Ormai l'avete un po' conosciuto il personaggio. Bart, no? E vedremo proprio un episodio che è interamente dedicato a questa faccenda. Tenete presente che quando uscì questo episodio, negli Stati Uniti si era il culmine del dibattito sull'opportunità o meno di considerare la ADHD una malattia e se curarlo o meno farmacologicamente. Vi do solo un dato, poi partiamo. Siamo negli anni 90, a metà degli anni 90, poi questo dibattito si è spostato anche in Italia, è diventato molto forte anche in Italia fino a qualche anno fa. E all'epoca si è arrivati a un punto in cui fino al 6%, 6% è un numero veramente altissimo, di ragazzini in età scolare veniva diagnosticato con ADHD e curato con questa molecola di metilfenidato. Bene, proprio nel momento in cui questo dibattito è più incandescente, era fortissima lo scontro, perché dietro c'era un mercato a 800 milioni di dollari l'anno, poi si è rimasto più uguale, va in onda questo episodio, di cui vediamo solo dei pezzettini. Grazie per essere qui. Grazie a lei per avermi fatto uscire dalla luce. Sarò schietto. L'ultima percolata di Bart va ben oltre, la sfera delle urla. Ecco fatto, ora il pavimento com'è nuovo, E chi è tanto di testi? Vostro figlio è un demonio insaziabile che pure inesorabilmente tutto ciò che muove e sa. Benissimo, già come lui non ce ne sa. Quel che penso è che fa abbassare i muti a chi gli è seduto vicino. Eccone la prova. Che lo somiglia a Bart. E dal mappa tridimensionale vediamo un evidentissimo coro di ignoranza. Lo metta via. Non sfugga la realtà, Bart è affetto da un classico caso di incapacità di focalizzare l'attenzione. Vuol dire completamente Colombo. E che ne so io. Il punto è che questo disturbo rende i ragazzi irrequieti e distratti. Ciao Bart, sono io, over il tuo cuore. Cosa ce ne devo dare? La prego, signor Simpson, temo che dovrò espellere suo figlio, a meno che non siate disposti a provare un radicale non testato potenzialmente pericoloso. No, è un nuovo farmaco chiamato Focusing. Un farmaco? So che Bart può essere esuberante, ma non è mica un mostro iperattivo. Santi, armati di stigi della ragazza con qua. Anzi, io direi che sta incontrando la sua vera natura, vedi? Un farmaco pericoloso non testato chiamato Focusin. Ora, la molecola di metilfenidato, di cui parla questo episodio, tra l'altro un episodio di un cartone animato che parla di una molecola in particolare, che è un'anfetamina, che però per un effetto strano, si chiama un effetto paradosso, funziona quasi al contrario, cioè anzi, riduce l'iperattività e aiuta l'attenzione. Il nome commerciale di questa molecola è Ritalin, uguale chiamato Focusin, ma per tutto il resto è esattamente quello. Cioè, questo è un episodio in cui uno non è che può dire parla vagamente di un argomento, parla esattamente di quello. Testare o no questo farmaco su Bart è un bel problema, anche perché questo è un farmaco, adesso sto parlando del Ritalin, ma veramente Focusin è quello, che soprattutto all'inizio insomma, è saltato fuori che c'erano degli effetti collaterali come qualsiasi farmaco, per cui bisogna starci molto attenti, soprattutto in età pediatrica, e anche per un altro motivo che vedremo più avanti, che non ha per niente a che fare con gli effetti strettamente collaterali. Fatto sta che sono in crisi Marge soprattutto, un po' anche Homer. Quindi vanno a visitare il laboratorio dove si prepara questo trial clinico, dove viene fabbricata la molecola e dove ci viene presentata la molecola. Non voglio riempire di farmaci il mio ometto. Certo, certo, lo dicono tutti. Ma poi vedono i risultati. Queste sono delle normali cariche che scorrazzano in tazzata. Ora darò loro un po' di focus. Diventano pure schiavi, eh? Sì,
Ma non si tratta di schiavitù, bensì di aiutare i ragazzi a concentrarsi. Riduciamo del 44% l'intemperanza. E del 60% l'impudenza. Solo l'esercizio fisico costante fa di più. Ora, qua iniziano a saltare fuori poi problemi che vanno oltre la tossicità o meno di questa molecola. Cioè, il punto cruciale è che non è una molecola che, come per il resto quasi tutti gli psicofarmaci, semplicemente ti entra nell'organismo e cambia qualcosa di organico. Cioè, ha a che fare con l'alterazione anche un po' della personalità, del carattere, no? Quindi pone qualche problema etico. Non a caso, in Italia, faccio una premessa, il Ritalin in Italia, la cura anzi farmacologica della DHT, che non si limita al Ritalin, ci sono anche altre molecole, e in Italia è approvata da 2 anni, è stato fatto un registro, devo dire l'Italia si è comportata in modo ammirevole, è stato il penultimo paese in Europa, l'Unione Europea, in cui è entrato l'uso della cura farmacologica della DHT. Per anni si è seguito un trial sperimentale molto severo, ma la cosa cruciale è che in Italia per essere ammessi alla cura farmacologica bisogna veramente, sono in pochi, non sono 6% dei bambini in età scolare, non sono neanche il 6 per 1000, sono una frazione del, sarà quasi un centesimo di quello che succede negli Stati Uniti, anche perché che sia o meno una malattia, questo disturbo in realtà in 9 casi su 10, almeno secondo il protocollo italiano, si può affrontare con una terapia relazionale, psicologica, senza fare corsa ai farmaci. Fatto sta che negli anni passati c'è stato un forte dibattito anche da noi, forse qualcuno si ricorda le manifestazioni di gruppi tipo giù le mani dai bambini, no? C'erano scontri che un po' ci sono tuttora, tra chi? Tra tutti, a livello politico, c'erano politici pro, politici contro, politici che dicevano, insomma, è importante aiutare questi ragazzini che hanno bisogno, le famiglie a tenerli sotto controllo, e quelli che invece dicevano, ma come? Che società è una società in cui si cura la vivacità con una pillola? C'erano le voci pro e contro ovviamente di noi giornalisti, c'erano le voci pro e contro dei neuropsichiatri, sono scissi, soprattutto tra neuropsichiatri e psichiatri, insomma, c'erano quelli che dicevano sì alla malattia, quelli che dicevano no. Le voci pro e contro naturalmente degli insegnanti, l'insegnante che diceva ma io è da 30 anni che faccio la maestra elementare, non ne ho mai avuto uno che avrebbe bisogno di un farmaco del genere. E quella che diceva, io lo darei a tutta la classe, insomma, se potesse servire. C'erano le voci pro e contro anche dei genitori, associazioni dei genitori pro, associazioni dei genitori contro. Una voce che non si poteva sentire, non si è mai sentita, ovviamente quella dei diretti interessati, quella dei bimbi. Difficile, no? Oddio, ci sono le testimonianze di quelli diventati grandi che ricordano, però la voce dei bambini è molto, purtroppo, anche difficile da cogliere, da presentare in pubblico, però è un punto di vista cruciale. Beh, i Simpson ci mettono in condizione di vedere questo aspetto del focus di Ritalin. Cosa ne dicono i ragazzini, quello dice un ragazzino in questo caso, ma soprattutto colgono un momento cruciale, perché anche il metilfenidato, come tutte le molecole, ti arriva col bugiardino, no? Con le istruzioni, come si usa, posologia, effetti collaterali, eccetera. Quello che però non ci può essere scritto in nessun bugiardino, di nessun farmaco, è come superi il momento più difficile. Se io sono un genitore e alla fine, perché me l'hanno detto i miei medici, me l'ha detto il neuropsichiatra della SR che ha seguito mio figlio, mi dicono, guarda, è proprio il caso che tu dai a tuo figlio questa cura. C'è un momento cruciale, che è il momento, chiamiamolo della prima sera, quando arrivo a casa, esco dalla farmacia con la mia scatoletta, la mia boccetta, come glielo dico? Non è facile, non è come dirgli c'è lo sciroppo oppure c'è l'antibiotico e hai l'influenza. Chiaro che è un momento duro, un momento che mette in grande difficoltà, perché in fondo quello che vi sto dicendo è, cioè, dai, ma dilla perché, per bontà, tutto, però il tuo carattere al momento non è quello che va bene. È un momento difficilissimo per una coppia di genitori.
E il Simpson ci fa vedere anche la difficoltà di questo momento, che non è facile appunto da trovare rappresentata nei giornali, nei giardini, nelle trasmissioni televisive. La prima sera. Come faremo a farle prendere a Bart? È tutta una questione di fiducia, allora. Tu ci avevi fatto il nome! Avevamo deciso di parlargli di questa medicina. Medicina? Dio, i tanti speciali che ti renderanno bravo il bambino. Ma io non voglio prendere fame. Chi lo vuoi? Un sacco di persone celebri ne hanno fatto uso. Ben Johnson, Mickey Jagger, Elvis Presley. Infatti è morto. Sì, e io sono sfornando. Papà, ammetto di avere qualche problemino, però i farmaci non risolvono niente. Lasciamo perdere queste faccende di farmaci, perché non scendi a prenderti una bella gomma da ciancicare, caro? Non ci basta, papà! Ma una sola, se poi non cambi del 100%! Ai! Adesso non ti vado a pregare! Guarda, me ne prendo un pezzo di cazzo! Un cazzo! No! Oh, ma! Ma si chiama! Ah! Ma mi si chiama! Oh! Sì, sì, sì! Il signor Simpson è indemoniato, papà! Cosa sembra? Andate a prendere le mie pizze da esorcista! Se non vuoi prendere la medicina, noi non ti obblighiamo. Davvero? Mm-hmm. Però pensavo che potresti amarmi tanto da permettermi di aiutarti. Ma... va bene, lo farò per te. È così che si colpevolizza. Sono un'esperta. Allora, abbiamo quasi finito, ci mancano 20 secondi e poi è finito tutto. 20 secondi è l'ultima scena di questo episodio. Giusto due cose sottolineo. La prima è come i Simpson, scienza a parte, insomma questo però c'è sempre, mettono in scena le relazioni, in questo caso le relazioni familiari, con quale cura proprio le mostrano. Qui succede quello che succederebbe in ogni famiglia, cioè hanno un obiettivo, questa coppia ha un obiettivo, però ognuno dei due ha uno stile, anche dei limiti diversi rispetto all'altro su come raggiungere questo obiettivo. Hanno pensato le loro strategie, queste strategie sono completamente, uno, divergenti, due, non riescono a metterle in pratica. Pensano, dobbiamo usare la fiducia, come si fa sempre, no? Poi però subito questa fiducia da Homer viene completamente stravolta, usa l'inganno. E Marge, questo è il secondo aspetto che mi premeva a sottolineare, usa un'altra strategia che chiunque di noi abbia fatto esperienza di vita familiare, da figlio, figlia, genitore, no? Conosce benissimo, che è quella del ricatto, no? Del ricatto affettivo. Pensavo che potresti amarmi tanto da permettermi di aiutarti. Pensate che poesia c'è in questa frase buttata lì, no? Una frase che abbiamo sentito tutti i giorni, ma tutti noi l'hanno sentita e magari usata. E qui viene messa in scena in un momento perfetto, quando ci deve essere, quando veramente ti mette con le spalle al muro. A questo punto mi tocca prendere, infatti Bart prenderà questa pillola. Pillola che ha degli effetti collaterali. Quando, poco prima di questo episodio, uscì uno studio su Lancet, che è una rivista che si occupa di medicina, che descrive uno tra i tanti, questo in particolare fu particolarmente autorevole, descriveva gli effetti collaterali del metilfenidato, effetti che vengono messi in scena in questo episodio. Noi non vedremo quella parte perché è troppo lunga, però vengono messi in scena in modo abbastanza rigoroso. Quello che vedremo è un altro effetto collaterale, che ha poco gli scientifici in questo caso, che però permette agli sceneggiatori di Simpson di superare a modo loro un problema grosso. E per capire qual è questo problema grosso, dobbiamo fare un salto indietro, rapido. Vi dicevo prima, 6% degli studenti in età scolare negli Stati Uniti. Ora, fate un po' di conti. Sono tanti. Contate quanti bambini, ragazzini guardano i Simpson. Una cosa inevitabile è che un gran numero di telespettatori americani, anche all'epoca non italiana, adesso sì, dei Simpson, erano ragazzini e ragazzine che facevano uso di Ritalin. Questo non è una considerazione così, no? Una cosa irrilevante.
Perché questo episodio, come forse noi abbiamo visto una parte molto piccola, però si capisce, crea un certo disagio, in particolare se io sono un genitore che mi trovo in quella condizione, o sono un ragazzino che si trova in quella condizione. Ovvio che crea un certo disagio, come tutte le volte che si parla di una cosa che ha certi aspetti, insomma, non dico o dolorosi o comunque molto personali, che mi riguarda, che viene messa in scena e che a tutti gli altri fa ridere. E a me no, perché mi tocca da vicino, mi riguarda direttamente. Come superare un problema del genere? Certo, i Simpson, abbiamo visto con Hawking, non possono fare i buonisti, no? Non possono fare, non so, il discorsino che dice ah no, però, e poi Bart diventa un ottimo ragazzino, dopo vive felice, meglio degli altri. No, non sarebbe lo stile dei Simpson, non sarebbe neanche convincente, penso. Usano, non so se definirlo uno stratagemma, perché a loro viene naturale, comunque usano una strategia veramente più simpsoniana di così si muore, e che secondo me racchiude anche il motivo di fondo per cui i Simpson sono stati questo grande fenomeno. Cioè l'empatia che include tutto, che riescono a mettere in scena. E lo vediamo in questi ultimi 20 secondi. Poi è finito. Oh, buongiorno tesoro! Come sta il mio metto speciale? Veleno è per spingerti a concentrarti. Sono solo che le mie palline non entrano più nelle mutande. Parte, togliti quelle arance da lì. Tornate nel sacchetto del pranzo. Che schifo! Dilupati. Sì. No, devo prendere queste stupide pillole due volte al giorno. Ma io ti do una mia vitamina B. Mi 12? No. Niente da fare. Io prendo fondi per abbassare la voce, ora voglio sempre fare appunti. Tu che hai da guardare? Voi credete di essere messi male? Io ho un collare. Quella perché cos'è? Ho pensato a una pupa che mi piace. Nei Simpson, come nella vita reale, chiunque di noi ha bisogno di un qualche piccolo aiutante, no? Non c'è nessuno fra noi che può essere indipendente, autonomo, immune da tutto e senza quindi la possibilità di essere messo in scena. Io ho finito, lascio lo spazio adesso a vostri dubbi, curiosità, domande, approfondimenti su altri temi. Se si possono alzare le luci magari. Beh, innanzitutto penso di parlare a nome di tutti i presenti, complimenti al professore perché è stato veramente bravo e se mi sono incontrato una domanda io prima di tutto. Beh, innanzitutto, prima della domanda, ringraziare il professore italiano perché l'anno scorso in un saggio breve tra le tracce mise appunto un estratto dei Simpson e in quel momento facendo quel tema appunto mi resi conto di quante riflessioni si possono fare sulla società partendo dagli episodi di Simpson. Abbiamo visto pochi esempi per chi ha letto il libro come me e ti consiglio a tutti di leggerlo, ci si rende veramente conto di quanto i Simpson rappresentano la nostra società, quindi direi nei Simpson possiamo vedere un po' il riflesso della nostra società e non è bello vedere la nostra società rappresentata in quel modo perché è veramente, veramente di genere. E nei recenti avvenimenti, tra l'altro, citerei un episodio che è citato nel libro, in un episodio che appunto si chiama Lisa la scettica, che è uno dei migliori episodi della serie, si vede appunto una folla in ferocità di cittadini di Springfield che va a distruggere il museo di storia naturale. E appunto distruggere il museo di storia naturale è un po' rappresenta un po' il fatto che il cittadino comune della nostra società rinneghi appunto la scienza. Io ho visto questo parallelismo, ho visto questa scena, me la sono rivista quando al telegiornale ho visto i manifestanti in Egitto che andavano a distruggere il museo di storia egiziana. E quindi c'è anche la paura che la nostra società possa veramente diventare come la società di Springfield. Quindi la mia domanda è un po' il titolo che avevo dato a quel mio famoso tema. E il titolo era appunto come salvarsi da Springfield, ovvero dobbiamo avere paura di diventare come i cittadini di Springfield o c'è secondo lei la nostra società non arriverà mai a quei livelli e come per evitarlo come possiamo fare? Grazie. Io temo ci sia già a quei livelli, però nel bene e nel male. Cioè, inevitabile, no? Che
ci siano anche dei momenti di emotività non controllata. In quell'episodio in particolare viene distrutto il museo di storia naturale, viene distrutto l'osservatorio perché hanno paura di quello che dice la scienza. La scienza anticipa a volte dei fatti spiacevoli, dei fatti che si preferirebbero evitare, e quindi si pensa che togliendo di mezzo chi dà la possibilità di anticipare questi fatti si possano eliminare i fatti stessi. Questa è una cosa che anche da noi, insomma, succede regolarmente. Io non credo ci sia una ricetta, penso che sia forse c'è un... Faccio vedere un... posso rispondere con un pezzettino ad esempio dei Simpson? Perché ovviamente è Lisa la risposta alla tua domanda, cioè cercare di rincorrere gli esempi positivi che ci sono dei Simpson. E forse bisogna riabbassare leggermente un po'. Comunque, e c'è un episodio che ha a che fare con la scuola proprio. E Lisa a un certo punto della sua carriera di studentessa decide di diventare vegetariana. Ora, diventare vegetariani a Springfield è come diventare... che ne so, come diventare romanisti in provincia di Latina, no? È una cosa per cui si viene massacrati. Non è pensabile nella cittadina di Springfield essere vegetariani, perché è una città che oltre che sull'energia nucleare si regge anche sul commercio della carne, in particolare della carne di manzo. Viene avversata in tutti i modi. E in questo episodio compare un oggetto che secondo me dà indirettamente, almeno dal mio punto di vista, della in parte di Simpson, la risposta alla tua domanda, compare un oggetto che per me è il più bello oggetto che c'è, che si potesse inventare in Simpson, più azzeccato. Vediamo un po' Lisa cosa fa e che oggetto compare. Signorina Uber, non penso di poter sezionare un animale, credo sia sbagliato. Ok, Lisa, rispetto la tua obiezione di coscienza. Ricco di bontà farinacea. Si ricorda quando è che ho perso la passione per questo lavoro? Oh no, due allarmi di pensiero indipendenti in un solo giorno. Gli studenti sono troppo stimolati. Willy, rimuovi i gessetti colorati dalle aule. È finito. Voglio dire, l'idea che esista un pensiero indipendente e che, qua è veramente l'ironia ai massimi livelli, che nella scuola l'ambiente ideale, l'ambiente nato per educarci, per farci maturare, formarci, ci sia sotto ogni cattedra, nello studio del preside, un pulsante allarme pensiero indipendente. Questo da una parte è così anche nella nostra società italiana, quindi è il motivo per cui se una folla all'improvviso decide di andare a distruggere un museo, è anche la psicologia della folla che ti porta a fare certe cose, non c'è dietro un disegno, non sempre, almeno, anzi è raro. Io penso che la soluzione sia quella di tenere presente che ci sono questi allarmi e che ogni tanto si possono far scattare senza grossi problemi, e che soprattutto quando voi arriverete ad essere sul lato della cattedra nel quale c'è questo pulsante, non dico di non usarlo mai, perché è ovvio che è inevitabile che ogni tanto scatti l'allarme pensiero indipendente, però non abusarne. Ecco, non abusare di questi allarmi pensiero indipendente, secondo me, è quello che ci permette alla nostra società la strada giusta per riuscire a evitare comportamenti di massa che non sono però guidati da un pensiero ragionato dietro, cioè mantenere appunto il pensiero indipendente, nel senso critico. È difficile nella nostra epoca, però era più difficile in passato, secondo me, nonostante tutto il pessimismo che uno può avere, però adesso ci sono gli strumenti non tutti ce li hanno, però insomma parecchi ce l'hanno gli strumenti per riuscire a crearsi un pensiero indipendente, non l'ultima da dentro, pensando appunto a popoli come quelli ai quali facevi riferimento. Non so se c'è qualcun altro che ha dubbi, domande. Sì, le do il microfono così sentono anche gli altri, va bene?
cantano. Volevo chiedere solo, quando fanno gli episodi dei Simpson, hanno in mente qualcosa da, come si dice, da insegnarci, da, da focalizzare il problema, oppure lo fanno, cioè così, a, a ruota libera? Da quello che ho letto degli sceneggiatori, loro hanno un obiettivo molto chiaro, che è quello di tenerci incollati davanti alla TV e costringerci a vedere l'episodio successivo. Questo è il loro unico obiettivo. Ora, però, per far questo, loro pensano, almeno gli sceneggiatori di questo cartone animato, si vede bene, di avere davanti un pubblico intelligente. Per cui indirettamente finiscono per fare parte di quello che dice lei. Nel senso che hanno davanti un pubblico che apprezza, se non apprezza però riconosce una, l'ironia, riconosce quello che io chiamerei un pensiero ribelle. C'è un messaggio dietro ai Simpson, e non perché lo vogliono mettere in ogni episodio, ma perché sono fatti... Pensiamo a chi sono questi sceneggiatori. Allora dicevamo, una dozzina sono scienziati, tra virgolette, ma poco virgolette. La stragrande maggioranza, più del 60%, sono persone comunque laureate ad Harvard. Harvard, università, Ivy League, il top negli Stati Uniti, in le più svariate materie. E in particolare, lui si chiede, ma come, ma perché della gente che ha studiato Harvard, che ha studiato giurisprudenza Harvard, che ha studiato chimica, che ha studiato economia, va a scrivere gli episodi di Simpson? Motivo è molto banale, perché degli amici li hanno chiamati, come si direbbe da noi. E perché li hanno chiamati? Perché sono, molte, sono soprattutto studenti che scrivevano per il giornalino di Harvard. Quindi sapevano che avevano una verve, uno stile adatto ai Simpson. Quindi, bene o male, anche senza un'idea dietro, un messaggio dietro per ogni episodio, c'è un background enorme dietro che li porta poi ad affrontare, per esempio, certi temi. Ecco che quindi... Nel film uno può benissimo leggere il film dei Simpson come un messaggio ecologista. Quello che ci insegna tutto quel film è appena, se uno vuole cogliere un insegnamento, ma viene, è palese. Non inquinate, se no andate a finire come loro visionano la città. Però tutto fatto in un modo per cui la parte insegnamento non è sempre, è come se ci fosse una reticenza. Quasi si vergognassero a insegnare, forse probabilmente perché sta anche controproducente. Perché se mai fosse troppo evidente, smaccato l'aspetto di messaggio didattico, inevitabilmente uno si rompa, sì, c'è poco da fare, no? Uno lo guarda per altri motivi. E penso che sia anche il modo più efficace questo modo indiretto per trasmettere qual è il punto cruciale della scienza che salta fuori, da qui la ribellione. Cioè, Lisa, nei momenti in cui è più scienziata in assoluto, non li abbiamo visti qua, ma magari se qualcuno è interessato, poi vediamo le occasioni in cui Lisa parla di Darwin, dell'evoluzionismo. Lisa è una ribelle allo stato puro, poi l'abbiamo visto in quest'ultima scenetta. E la ribellione è un tratto caratteristico della scienza, di chi fa ricerca scientifica. E io non so, ma io ho una cultura, una formazione anzi, umanistica. Però se dovessi dire oggi, in Italia, in questi anni, qual è la scelta più ribelle che uno possa fare dovendo fare l'università? A volte mi chiedono di fare dei corsi di orientamento per convincere gli studenti a iscriversi ai materiali scientifici, cosa che io non faccio mai perché mi mette a disagio, perché poi li vedo che non trovo un posto di lavoro, non andare all'estero, eccetera, quindi non mi va di fare queste cose. Però invece faccio una constatazione, cioè che chi ha lo spirito più ribelle spesso finisce per fare una facoltà scientifica nei nostri, nella nostra epoca, mentre qualche decennio fa poteva, era più facile magari che finisse a fare un corso molto artistico orientato, non so, o spettacolo, cose del genere, o filosofia. Adesso, se anche ci fate caso, che ne so, banalmente, nelle forme di protesta, sempre più spesso le forme di protesta da parte degli universitari, degli studenti universitari, vengono da facoltà scientifiche, perché non è l'unico, ma è un tratto essenziale della scienza questo, il non rispetto del principio dell'autorità. Lo scienziato ci vuole mettere le mani dentro, nel fedele vato, non accetta il principio dell'autorità. Certo, dietro c'è poi una disciplina enorme,
necessario anni di studio, il rigore, come dicevamo, un metodo, la condivisione, perché non esiste un risultato se non è condiviso con tutta la comunità, non è confrontato. Però c'è un tratto che è esplicitamente di ribellione che gli sceneggiatori di Simpson condividono in modo molto forte, ribellione in senso positivo, nel senso che non c'è rispetto, l'abbiamo visto in modo palese con Hawking. Una sceneggiatura così, uno sceneggiatore rispettoso non sarebbe mai riuscito a metterla insieme. E Hawking probabilmente non avrebbe accettato di spostarsi, far fatica a recitare per un episodio rispettoso. Però capisco questo dal punto di vista che molti possono avere delle obiezioni e possono avere delle ragioni. Quindi c'è qualcun altro con domande, dubbi? Se non c'è nulla. Io comunque, se qualcuno magari che ha interessato qualche argomento che io non ho trattato, tipo appunto medicina, evoluzione, cose del genere, e vuol rimanere ancora un po', però adesso non si azzarda, anche perché tardi a coinvolgere gli altri, lo rimando ancora un po'. Lasciate il microfono. Professore, vorrei ringraziare il professore, che è stato davvero molto bravo ed esaustivo. E volevo ringraziare anche gli sponsor e l'amministrazione comunale che ci ha sempre sostenuto in questa iniziativa. Grazie anche al pubblico, è stato molto attento. E grazie ancora a te. Bocca al lupo alla vostra associazione, sembra una cosa bellissima. Thank you.